non mi manco detto ciao e io ti dico au revoir. Au revoir, arrivederci, è il titolo del suo brano, ma è anche una promessa. Perché Enna, nome d'arte della 25enne sondriese Elena Mottarelli, il mondo della musica, che è poi il suo mondo, ha intenzione di frequentarlo ancora parecchio, esattamente come una persona che si saluta con un arrivederci. Intanto, grazie ad Enna, anche quest'anno ancora Valtellina in finale a Musicultura, il concorso che dal 1990 seleziona, premia e valorizza annualmente nuovi credibili potenziali protagonisti della canzone italiana. I partecipanti al concorso sono tutti autori dei brani che interpretano. Lo scorso anno ci fu Alberto De Luca, quest'anno tocca appunto ad Enna. Mi sono semplicemente iscritta a questo concorso e sono stata scelta nei primi 60 da una prima proposta di più di 1000 cantautori. Sono molto contenta e spero di poter andare in finale. Musicultura è un concorso importantissimo a livello italiano per i cantautori perché dà la possibilità di farsi giudicare da artisti del calibro di Gino Paoli, Vasco Rossi, Roberto Vecchioni, Niccolò Fabi e tanti altri, di esibirsi soprattutto in dei posti stupendi, e ora sto aspettando di sapere se sarò tra gli ultimi 8 finalisti e se potrò suonare allo Sferisterio di Macerata. Una passionaccia di vecchia data per la musica e il canto ha portato Enna, dopo il diploma di geometra e gli studi di canto alla Civica Scuola di Musica di Sondrio, a trasferirsi nel 2015 a Milano per studiare al CPM Music Institute, dove si è laureata a settembre del 2019 in canto pop e ora insegna musica. Nel maggio 2020 è uscito il suo Happy De Mia, un brano sfogo che racconta il terribile sconforto vissuto durante la pandemia, una traccia scritta e prodotta autonomamente. Nella sua musica c'è, a un tempo, attenzione ai grandi maestri del cantautorato italiano e alle sonorità contemporanee. Quanto al brano di Enna in finale a Musicultura, è possibile già ascoltarlo su YouTube oppure direttamente sul sito di Musicultura. Testo arguto, voce potente, la sua interpretazione è decisamente coinvolgente, per non parlare di quel kazoo che spunta a sorpresa sul finale, che tanto rimanda a monumenti della canzone italiana come Edoardo Bennato e Paolo Conte. Questo brano è un brano che ho scritto io interamente, testo e musica, poi è stato prodotto da un ragazzo bergamasco che si chiama Giorgio Pesenti e niente, spero che vi piaccia. La finale è un concorso importante che potrebbe laureare e spingere in alto una giovane cantante dal sicuro talento. Un concorso che non è un talent come quelli che da una ventina d'anni monopolizzano TV e classifiche. Enna riguardo alle idee chiare. Ho provato qualche volta a fare qualche casting perché credo che non ci sia niente di cui vergognarsi, sia un modo di provare comunque a fare quello che si vuol fare. Quello che penso dei talent è che siano un buon modo per riuscire ad ottenere un po' di successo, alle volte anche un grande successo, in un breve tempo. Il problema poi è riuscire a mantenere questo tipo di successo.